questa è la parte più bella, quando non c'è stato nessuno con il centro. Vabbè, che fa? No, no, devo controllare dopo le faglie acqua così. Il silenzio del centro storico. Mettere bene.
questo quando doveva essere bello prima quando c'era la nebbia. Questa bella sacca tutta la nebbia che si trova in calo. Thank you.
Niente scomparti. Ciao Sergio, buonasera. Ciao. Ciao. Not the comment. Purtroppo le luminarie su via Solis sono spente. Vi ho mostrato le luminarie in via Soccorso, via Recca, piazza Municipio o piazza della Repubblica. Poi a scendere via Vittorio Emanuele II o cosiddetta Ascendi Monache. E qui invece via Solis sono spente.
anzi, vi voglio mostrare una delle edicole votive, secondo me, una delle più belle edicole votive qui a San Severo, che si trova in via San Benedetto. In una di queste sere mi organizzerò per una diretta per mostrare le circa 200 edicole votive piccoline che si trovano nel centro di San Severo. Mi organizzerò anche con Sergio Tamburro. Purtroppo c'è la luce, non rende. Questa è una delle edicole votive più belle, secondo me, che si trovano in giro nel centro di San Severo. Però la luce non consente di vederla. Sergio, in una di queste sere ci facciamo un giro per il centro e al limite commentiamo anche la storia, anzi lo facciamo in più video e raccontiamo le storie delle edicole votive di San Severo, il perché sono state messe queste edicole votive e quale famiglia l'ha fatto mettere. Sì, Teresa, secondo me è una delle più belle. Poi ce ne sono altre che sono piccoline e sono anche carine. E belle, dai, carine e poco, sono belle. Contando che hanno oltre 50 anni di vita, sono belle da vedere. È anche bello sapere la loro storia perché queste edicole votive sono state messe in quella traversa, quella famiglia l'ha fatta mettere, il miracolo che hanno avuto in famiglia. Secondo me in pochi lo sanno perché è stata messa quella edicola votiva lì. Rosa, ci sono tantissime edicole votive. L'ultima volta ne ho contate circa quasi un 200, 180. Contiamo però anche un fatto che parecchie case in centro, quando le hanno ristrutturate, queste edicole sono scomparse nelle ristrutturazioni degli immobili in centro e si è ridotto di tantissimo il numero. Questa è la casa della famiglia Masselli. Allora, Sergio, prima c'era quella foschia fitta o quasi nebbia. E farsi un giro con le luminarie accese e il giallino delle luci del centro è una cosa bellissima. A me è capitata parecchie volte di fare un giro in questa maniera in centro di sera insieme all'amico Giuseppe Volpe, che è anche qui con me stasera.
E ti dico che è bellissima. L'idea era quella proprio di farlo in mezzo alla nebbia che calava per il centro della città e traverse traversine illuminate con quella lucetta particolare dava il suo effetto. Però il tempo che ci siamo avviati la nebbia è svanita. Questa traversa come si chiama? Vico e Sonzo. Dice per chi non lo sapesse. Questa stradina Vico Isonzo, se non erro, sì, via Vico Isonzo, via Isonzo, ha una storia particolare. Vi mostro questo ingresso. In questa porta qui abitò un noto scrittore del 1800, fine 1800, principi 900. In questo pian terreno abitò Antonio Irmici. Qualcuno si può dire chi è Antonio Irmici? Me lo dico io stesso. Antonio Irmici ha narrato la cronistoria di Sanseverino, vissuta con i suoi occhi, tra la fine del 1800 e il 1900. Possiamo dire che è uno dei libri scritti sulla storia di Sanseverino più attendibili, a mio avviso, eh. Poi parere di scrittori e lettori, ognuno avrà il suo libro preferito. Ma a mio avviso il libro di Antonio Irmici è il più attendibile, perché ovunque, come si dice, la storia la può raccontare chi ha vissuto, chi l'ha sentito dire non la può raccontare la storia. Ah, anzi no, scusate, non è, ma è Via Sant'Onofrio, sbagliavo io, non è via Isonzo, ma è via Sant'Onofrio, dove abitò lo scrittore, musicista Antonio Irmici, anche maestro di musica, suonava anche nelle chiese gli organi. Sì, Teresa, giustissimo, non dicono, è così, ha narrato nei minimi dettagli e particolari quelli che sono stati gli eventi di quel periodo. Tanto è vero che è poco conosciuto come scrittore. Quando gli si domanda a qualcuno se hanno mai letto un libro di Antonio Irmici, la risposta è chi è Antonio Irmici? Questo la dà a capire che in pochi lo conoscono, cioè pochi io penso di chi ha letto i libri su Sanseverino e non altri che leggono altre tipologie di libri.
Anzi, vi anticipo che come associazione stiamo anche creando dei video narrati dei vari palazzi di San Severo in collaborazione con Sergio e Teresa e Giuseppe Ognissanti, l'amico Giuseppe Volpe e l'amico Enzo Ciliberti. Ci stiamo preparando anche per raccontare la storia dei vari palazzi signorili di San Severo, la storia delle famiglie, tutto quello che concerne comunque la storia sempre di San Severo. Lo hanno fatto in tanti, lo faremo anche noi, ma noi lo faremo a nostro modo, con documenti alla mano e non per pur parlare. Che gusto ci sta, accanto a una bottiglietta d'acqua, la prima domanda per la lasagna. Sì, Teresa, è il modo social. Tanto oramai la lettura è stata sostituita dal Kindle. E questo è il modo social, noi lo facciamo in modo social. Io preferisco sempre l'odore della carta. Quando sfoglio il libro che lo leggo, voglio sentire quell'odore della carta e dell'inchiostro. Non voglio sostituire la mia lettura con il Kindle. Persino abbiamo un fornaio che è disposto anche a raccontarci la storia della sua famiglia, di che si è tramandata questa tradizione di fare il fornaio di generazione in generazione. Ora saranno alla terza, alla quarta generazione, uno dei forni più antichi di San Severo, che ci sta preparando, per quando abbia potuto recuperare, un po' di foto e qualche altra cosa, in maniera da poter ricostruire la storia in un video del suo panificio. Il nostro tour sta per terminare. Siamo arrivati a Piazza Incoronazione, alla pista di ghiaccio. Ma ce l'avevamo pure scapuccia senza ghiaccio. L'ha detto alla pista che innaffia. Sì, direi che me ne stavo scapucciando senza ghiaccio, effettivamente. Per guardare il display del cielo, mi avevo accappottato sotto la sopra come Fantozzi. Oi, Daniele.